Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Come vedete siamo tornati su Brawl Stars e la prima cosa che si può notare rispetto al precedente video è che finalmente, come vi avevo anche anticipato, ho superato le 1000 coppe. E voi direte, vabbè, che ci vuole? So che non è nulla di eclatante, ma essendo che ho iniziato a giocare da poco, conosco anche il gioco da poco e quindi per me è, diciamo, tantissimo, soprattutto perché a 1000 coppe si sbloccano le ranked, la modalità classificata. Quindi oggi in questo video voglio provare per la prima volta le classificate per capire come funzionano, magari evitando di perdere le coppe che ho fatto, e come sempre, come ogni video, puntare a fare sempre più coppe per arrivare ad averne sempre di più. Poi voi fatemi sapere qua sotto nei commenti quante coppe avete, così so fino a quanto devo arrivare e quando devo superarvi, perché vi supererò un giorno, fidatevi. Inoltre ho cambiato un po' la grafica del video, non so, mi piaceva un po' di più così, la trovavo più ordinata. Allora, intanto andiamo su eventi e qua abbiamo la nostra modalità classificata, che però è bloccata perché devo avere 3 brawler a livello 9 e io al momento ne ho solamente 2. In questo caso, siccome ci servono i soldi per potenziare il brawler, quindi giocherò delle partite normali, non classificate, per andare avanti e cercare di fare più soldi possibili, anche perché altrimenti sono bloccato. Allora, tra l'altro, come avrete visto, stavo provando Empty ieri e quindi è tipo rimasto come ultimo brawler. Mi hanno ucciso, però abbiamo vinto il round, va bene lo stesso. Che comunque Empty tanto male non è. Devo dire che non mi dispiace, fa il suo, abbiamo vinto. Lo potete notare anche dalle vittorie consecutive che ho fatto da ieri, che sono a 26 attualmente. Epico, cosa sarà mai? Datemi i soldi. No, un emozzo di corvo, che non ho corvo, quindi non ha senso. Che tra l'altro corvo è fortissimo, vorrei tanto averlo. 100 bling, un altro pacchetto, epico, vediamo. Brawler? Ah, la nuova skin di Bobo Guerriero, ok. Tutto molto random oggi. Oh, cos'è questa cosa? Ah, è il primo. Vai, vai. Perfetto, anche questo scontro lo abbiamo vinto. Oddio. Ma non me ne ero accorto, c'era il pack del secondo giorno perché ieri avevo comprato Melody. E quindi oggi è il secondo giorno e ho 2000 monete in più. È una nuova emote in più. E in questo caso, siccome ho 2200 monete, adesso finalmente posso continuare a potenziare Melody, che quindi va a livello 9. E questo significa che finalmente per noi si apre la modalità classificata. Dovrebbe essere tutto casuale, quindi io direi di iniziare subito la nostra prima classificata. Non ho idea di cosa fare. Prenderò Colt. Le uniche due opzioni erano Colt e Penny. Tra i due preferisco Colt. Rapina, ok. Colpisci la cassaforte nemica per aprirla. Vediamo, vediamo. Questa è la nostra, la dobbiamo difendere. Ho molta paura di questa cosa. Però con Colt devo dire che mi trovo abbastanza bene. Sono confident. Calmi, calmi. No, mi hanno ucciso. Vabbè, ritorniamo. Vai, i nostri amici stanno colpendo la cassaforte nemica, che è arrivata al 50%. Però dobbiamo fare attenzione perché già mi hanno eliminato. Va bene, con calma, con calma. Noi abbiamo ancora il 100%, quindi va benissimo. Vai, gli vado a fare la ulti. Va bene, mi sono sacrificato per il team. Va benissimo. Vai, continuano a danneggiarla. Vado a difendere i miei amici. Ok, calmi, calmi. Vai, gli posso buttare la ulti. L'arrivo a prendere. Ce l'abbiamo fatta! Partita conclusa. Ok, si è finita così. Oh, top! La mia prima ranked l'ho vinta in modo abbastanza semplice. Ovviamente è la prima, quindi immagino che partendo tipo da bronzo, i primi sono più
facili. Infatti ho solamente fatto 104 punti su un'infinità di punti, perché poi si può arrivare fino a leggende e poi campioni, quindi una roba allucinante. Però io direi di andare a fare un'altra partita classificata per assaporare un po' il mood di queste partite, per capire effettivamente come vanno. Non capisco perché Melody è sempre bloccata nelle scelte, perché? Comunque andrò di Colt. Ok, questo invece è Raffa Gemme. Dobbiamo prendere 10 gemme a squadra per vincere. Oh no, sono nascosto. Raga, attenzione. Calmiamoci, eh. Oh, ste maledette bombe. Oh. Oh, non ci credo. Non ci credo, mi hanno eliminato come uno stupido. Allora, c'è il nostro compagno, infatti, che aveva un sacco di gemme ed è appena stato eliminato e ci hanno rubato tutte le gemme che aveva. No, se le ha riprese, però sono morto io. Mannaggia. Ok, allora, la modalità delle gemme è quella che più odio forse del gioco. Nonostante sia una delle più comuni, io, raga, non ci posso fare niente perché è veramente difficile. Oh, siamo a 11. Difendiamo le gemme. Difendiamole. 4. Ok, ok, 1. Partita conclusa, va bene. Stavo per far perdere la mia squadra, invece c'erano gli altri che avevano pure le gemme, quindi siamo andati sopra. E quindi salgo a 204, va benissimo. E ci prendiamo un po' di queste tessere qua. Mi ha aggiunto Nicola, che abbiamo giocato insieme poco fa, a quanto pare. A 2100 coppe. Accettiamolo, ovviamente, se volete giocare anche voi con me, mandatemi la richiesta. Credo che basta inserire l'ID che trovate qua sopra, dove c'è l'asterisco. E io vado con un'altra classificata, perché mi stanno piacendo. Però questa Raffa Gemme, giuro che lo sto odiando. Prendiamo di nuovo Colt. Ok, niente può fermarmi. Mi vado a prendere le gemme, cercando di scappare. E invece mi uccidono, ovviamente, perché non può andare mai, come dico io. Oh, guarda questo, guarda questo. Dai, blocchiamolo, prendiamoci le gemme. Oh, raga, raga. Ok, calmi, calmi, calmi. Mi stanno curando. Abbiamo 7 gemme totali. 8. Dai. E che possiamo farcela se manteniamo così? 9. Mamma mia. Okay, allora, intanto ci allontaniamo. Oddio, squadra blu con dalla rovescia. Vai, nascondiamoci. Cioè, nel senso, indietreggiamo, indietreggiamo, squadra. 9, 8, 7. Non voglio fare il conto alla rovescia, perché sennò dura di più. Non ci voglio credere, ma vi odio, vi odio. Perché? State indietro. Ma state indietro. Abbiamo perso le gemme, tutte le gemme. Ecco. No, no, non devo innervosirmi. È la terza partita in ranked. Cioè, ci hanno rubato tutte le gemme, cavolo. Dai, prendiamone un'altra. Prendiamone un'altra. Siamo a 17. Siamo a 17 gemme. Uno. Oh. Oh. Credo che smetterò di giocare le ranked, perché mi fanno male. Mi fanno molto male. Pacchetto, cosa ci sarà mai? Epico, dicevi, un emote di Colt e poi un emote del giocatore, non so che emote sia, vabbè, quella del pass classica. E quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia fatto divertire almeno un minimo. Le ranked sono un mondo da scoprire e non mi dispiacciono, però ovviamente al momento
devo puntare a fare le coppe, a salire di coppe, quindi non mi concentrerò tanto sulle classificate, anche perché non ho l'abilità da poter dire di giocare in classificata, parliamoci chiaro. Però ogni tanto qualche video ci può stare. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate del video, se avete altre idee per nuove sfide da vedere in altri video. Detto questo, vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo presto. Ciao!